Badate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, volgi benevolo il tuo sguardo su queste offerte, perché celebrando nel mistero la passione del tuo Figlio, vi aderiamo con amore fedele, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa? Cosa cuore giusto. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, il presbiteri, il diacono e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle del Cristo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Riconoscenti al Padre che dona il pane di ogni giorno, ci rivolgiamo a Lui con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamo il dono della pace. Che desiderano ricevere la comunione, di restare al proprio posto, rimanendo in piedi. Gli altri stiano seduti. La comunione verrà distribuita sulle mani e va consumata subito davanti al sacerdote.
Preghiamo. Nutriti dei tuoi santi doni, ti rendiamo grazie, o Signore, e imploriamo la tua misericordia. Per il tuo Spirito, comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia data la grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vorrei lasciarvi un pensiero, questa volta non di San Francesco, ma di Sant'Ambrogio, che è molto legato al Vangelo di oggi, al tema del Vangelo di oggi, al non trattenere per noi stessi. Dice Sant'Ambrogio: Dio non guarda tanto a ciò che noi doniamo a Lui, ma piuttosto a ciò che tratteniamo per noi. La misura del dono è la misura di ciò che tratteniamo, quanto tratteniamo e quanto invece siamo disposti a donare, non solo economicamente, e questo può essere davvero di aiuto a tante persone, ma a donare della nostra vita, della nostra esistenza, per la vita degli altri e per la vita del Vangelo. Chiediamo questa capacità e chiediamo la benedizione del Signore su di noi, su tutti coloro che ci seguono anche attraverso internet e su tutte le nostre famiglie, sulle persone che ci hanno consegnato qualche intenzione di preghiera sapendo che saremmo venuti ad Assisi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con voi rimanga sempre. Andate in pace.